Ma si può stare così male? Ma si può arrivare a non mangiare, non dormire, svegliarsi piangendo e andare a dormire veramente che non hai più lacrime perché ormai le hai versate tutte? Ma si può, ma è sano, ma è normale? Cioè, perché molti di voi ovviamente sono preoccupati che ci sia qualche sintomatologia clinica pesante sotto. Beh, adesso cerchiamo di passare al vaglio. E attenzione, non voglio rassicurarti, ok? Ma come sempre voglio che tu prenda consapevolezza di quello che ti sta accadendo e magari far sì che tu ti porti a casa qualche strumentino per poter lavorare efficacemente su di te e stare meglio, perché il nostro obiettivo è quello di diminuire il tempo di elaborazione del lutto, massimizzandone però la produttività, cioè di quanto questa situazione possa farti evolvere in meglio. È questo che noi vogliamo. Ed è anche uno dei miei scopi, perché se non lo sai, io ti ricordo che sono Marco, un consulente relazionale laureato in psicologia, che da diversi anni aiuta persone motivate di successo che però sono in una situazione di difficoltà sentimentale e che vorrebbero, perché vedono ancora delle cose molto belle nel loro ex partner, appunto, reinterfacciarsi proficuamente con loro. E in altri casi semplicemente riprendere in mano il loro benessere, in altri invece tutte e due le cose. Quindi io mi chiedo, tu hai questi obiettivi? Vuoi investire sugli stessi? Bene, trovi i link in descrizione a consulenza, videocorso, tutti i servizi che possono veramente fare il caso tuo. Partiamo quindi un po' dai sintomi, no? I sintomi canonici del lutto da separazione, cioè non appena tu apprendi la notizia, è veramente uno sconvolgimento, una non accettazione della cosa che si tramuta in un senso di asfissia, un senso di irrequietezza, un desiderio di modificare subito la situazione andandoti a riprendere la figura d'attaccamento che è stata perduta, anche perché nel lutto da separazione si crea un paradosso. La persona che ti somministra il lutto dovrebbe essere anche la persona da cui vai a livello di base sicura e d'accudimento quando avviene una difficoltà. Quindi tu vai a perdere proprio il punto di riferimento, che è anche la tua stessa fonte, cioè capisci che ti voglio dire? Ti viene da cercare lei proprio perché hai subito qualcosa che ti ha turbato e di solito saresti andato da quella persona. Spero che sia chiaro perché è contorto ed è per questo che è paradossale. Ed è per questo che è così tosta resistere subito alla cosa. Cerchi alla testa, non riesci a pensare ad altro, il pensiero diventa quasi ossessivo e ti si chiude lo stomaco, ti viene un gran mal di testa. Mettici un po' quello che vuoi, ok? Tanto i sintomi li hai vissuti e li conosci. Ed è in questa fase, lo sai, che si commettono gli errori peggiori. Errori legati appunto all'inseguimento, alla non accettazione della sua decisione e all'anteporre quello che è il tuo bisogno a quella che è la sua volontà, quindi passi ovviamente per asfissiante, egoista e tutto quanto. Teniamo anche in conto che la sofferenza non è soltanto causata dalla perdita di quella persona, ma anche da altri fattori che adesso andiamo a descrivere. Un primo fattore può essere il senso di colpa. Ti senti in colpa per aver fatto soffrire l'altra persona e per averla appunto portata a lasciarti. Questa cosa ti dà fastidio e vorresti subito rimediare. Vorresti dimostrarle che sei molto meglio di come ti sei dimostrato nell'ultimo periodo. Ma quello che non capisci è che la dimostrazione che tu vuoi dare va in conflitto col fatto che lei in questo preciso momento non voglia dimostrazioni. So che mi potresti dire, ma in molti film ho visto lui che la rincorre, che va a casa, sotto la pioggia. In quei casi la rottura non era conclamata, al di là del fatto che stiamo parlando di film, di Hollywood, ok, ma nella realtà una rottura conclamata non ti permette immediatamente di ristabilire la situazione, perché anche l'altra persona dà coerenza alla decisione presa, sta elaborando un lutto, ti vede in quel preciso momento solo come un qualcosa di negativo o di evitabile o di passato ormai. Quindi in quel momento tu non hai potere, però ti ostini a volerne avere. Poi c'è anche una questione sicuramente d'abbandono, ossia ci sono molte persone che quando vengono abbandonate si centrano subito su loro stesse, hanno magari questo ego, no, che li sospinge a dire: ah, che cavolo, non riconosce il mio valore, allora che si fotta. Di sicuro io non inseguo, non prego nessuno. C'è gente che ha questo tipo di dignità, a prescindere che abbia commesso o no errori. E questo, attenzione, non vuol dire necessariamente essere una persona migliore, perché magari questo ego è veramente un po' troppo smisurato e va a sfociare in qualcosa di negativo per le altre persone, ma anche per te stesso. Poi abbiamo anche tutta la questione del circolo sociale. La perdita non l'avverti solamente in lei, ma anche in tutto quello che perdi collateralmente. Amici, famiglia, il bel rapporto costruito, abitudini, oh che bello che era andare a mangiare dalla mia ex la domenica a pranzo. Poi c'è anche una questione di idealizzazione, quindi, ah, la mia ex come lei non c'è nessuna, non troverò mai una donna così. Quindi
Come vedi, anche la questione dell'autostima, dell'ego, come ho detto prima, se in giusta misura, può aiutarti a superare più velocemente il lutto. Ma in linea generale, le prime settimane o i primi mesi, ma i primissimi mesi, possono essere caratterizzati dalla sintomatologia che ti ho detto prima. Ora, non credere a quelli che ti dicono che la sofferenza passa da sola e il tempo guarisca tutto. Molte volte, infatti, ho fatto l'esempio della gamba che si rompe, tu che la lasci guarire così senza intervento medico e poi rimani zoppo. Ecco, questo è quello che rischia di succederti se non ti affidi magari a persone competenti, perché per carità ci possono essere molti tra di voi che se la sanno gestire da soli, ma perché rischiare? Perché metterci magari mesi e mesi in più che vanno perduti quando potresti concentrarli, renderli molto più produttivi grazie a un intervento come quello mio e dei miei collaboratori? Cioè, fammi capire. Comunque, è normale che se questi sintomi di non mangiare, non dormire, non riuscire a pensare ad altro che lei è un pensiero talmente pervasivo da andare a distruggere altri elementi della tua vita, quindi renderti totalmente improduttivo al lavoro, renderti un amico abbastanza di merda e un figlio degenere, ok? Allora lì c'è un problema, perché il tutto può sfociare in una forma di ossessione, di dipendenza affettiva e avere veramente dei sintomi anche di natura dissociativa. E vi assicuro che non è per niente gradevole. Ed inoltre, vedi tutte le componenti che ti ho detto prima: idealizzazione, senso di colpa, vergogna, perdita, senso di perdere qualcosa di più di quello che realmente sia. Ecco, se noi riusciamo a restringere il campo, per esempio a dire: aspetta un attimo, sì, io posso sentirmi in colpa, ma d'altronde ho imparato tanto, oppure anche lei avrebbe potuto farmi notare la problematica. E comunque stiamo parlando di una persona che, per quanto possa amare, ha dei difetti conclamati, altre persone sicuramente quei difetti non li hanno, e il fatto di non stare con lei quindi mi esonera dal dover subire tali comportamenti che comunque lato suo sono nocivi. Quindi vedi, ok, stiamo cominciando a elaborare, a dare un significato diverso, a relativizzare, a contenere, sì. Questo è un modo con cui noi rielaboriamo il lutto, insieme anche alla mentalità d'abbondanza, ossia tanto più io mi impegnerò in altre situazioni di vita, quindi lavorativamente, con gli amici, trovare svaghi, trovare passioni, tanto più la mia mente sarà condizionata a pensare: aspetta, la vita non è poi così male, non avverto forse tutto questo vuoto. Anche perché ben sai che un partner non dovrebbe rappresentare una fonte di benessere superiore, non so se dobbiamo dare dei numeri al 20-30%, ma proprio massimo. Mentre molti di voi hanno fatto l'errore di delegare troppo del benessere proprio all'altra persona. E questo è un errore che tu non devi commettere mai più. Nessuno deve essere indispensabile nella tua vita, salvo te stesso. Ma lo vuoi capire che questa quindi è una meravigliosa opportunità per non dipendere più dagli altri? O vorrai sempre appoggiarti a qualcuno, ad avere le tue stampelle, a non camminare mai in solitaria? Eh no, lo so che è più facile riprendersi la propria zona di comfort, lo so benissimo che è molto più facile, ma è veramente ciò che è più utile anche per te? Per la tua crescita? Io lo so che adesso questa cosa non riesci a vederla, perché in questo momento la tua mente ti dice: io rivoglio quello che mi faceva star bene. Lo so benissimo, però non è ciò che è giusto, quindi anche lì cerca di dare un nuovo significato alle emozioni, a dire: aspetta, solo perché la mia testa è in preda ai cravings, come quando ti stacchi dalla dipendenza di sostanze, perché poi le strutture cerebrali preposte ai sentimenti, che quindi codificano il dolore da separazione, sono poi i medesimi che codificano l'astinenza da una sostanza, ok? Questo gli studi ce lo dicono, quindi. Però sappiamo benissimo che se tu ti devi staccare da una sostanza, non è che puoi assecondare la tua mente che vuole quella sostanza. Qua funziona alla stessa maniera, solo che la tua mente ti dice: ah no, però lì non ci sono lati negativi, prenditela e così ristarai nuovamente bene. Ma i lati negativi ci sono. Uno, perché strategicamente vai a rompere le balle all'altra persona. E due, perché non stai lavorando su di te. Basta. Io per oggi non ti dico nient'altro. Questo è solo un piccolo anticipo, una piccolissima anticipazione di quello che potresti trovare nelle nostre consulenze, nei nostri percorsi, ma anche nei miei videocorsi, ok? Quindi, se questo ti ha incuriosito, quello che troverai ti lascerà veramente stupefatto.